verso la Bulgari Tower a Ginza, il quartiere più esclusivo di Tokyo. Oggi mangio al ristorante Luca Fantin. Sul menù lo chef scrive: conoscenza e rispetto sono gli ingredienti fondamentali per stimolare la creatività. Le stagioni e i meravigliosi prodotti che il Giappone offre sono la musa che quotidianamente ispira la mia interpretazione della cucina italiana contemporanea. Luca Fantin. Si inizia con il minestrone. Non il classico minestrone marrone e triste. Qua il minestrone brilla di felicità e gioia e regala un aroma indimenticabile. Essenza di carota. Questi sono vari tipi di olio, presentati con diversi tipi di sale. More rich and spicy. Fruity. This one is from Kumamoto Prefecture, Amakusa. Aori Ika cavolfiore. Seppia, nero di seppia, cavolfiore. Sapore incredibile. Rilassatevi con me, prendetevi qualche istante, assaggiamo insieme un buon bicchiere di vino. L'ambiente è insuperabile, con le luci della mia Tokyo a fare da cornice. Spaghetti ai ricci di mare. Senti il gusto delle profondità dell'oceano. A questo punto ho pensato che era uno dei piatti più buoni mangiati da molto tempo. Ma poco dopo sono arrivati i ravioli con burrata, alici e broccoli, ancora più incredibili. Riso con castagne, parmigiano reggiano e tartufo. Basta il profumo di questo piatto per sentirsi in Italia. Pesce con caviale. La salsa, anche grazie al caviale, è buonissima. Ed è un peccato vederla lì nel piatto. E quindi faccio la scarpetta. Cipolla con crema al tartufo nero. Cervo con radicchio. Un buon piatto con vari formaggi. Pre-dessert.
latte, una nuvola cremosa con una parte croccante. Indimenticabile. Con la tisana anche degli ottimi cioccolatini per concludere questa esperienza spettacularis. Ho pagato 38.000 yen, all'incirca 320 euro. Una serata che ricorderò per sempre. Un posto dove tornerò sicuramente. Grazie Chef Luca Fantin, alla prossima!